Sempre magnifica la parola perché il Signore va toccando i tasti. A me mi è piaciuto, sapete, l'antifona del Salmo. Celebra il Signore Gerusalemme. Celebrare cosa? La sua presenza, celebrare la festa. Voi sapete che ogni volta che noi entriamo nella preghiera, dentro di noi si sta celebrando la nostra anima, il nostro corpo, entra tutto in una dimensione di comunione con il Signore. Per arrivare a tutto questo dobbiamo passare per forza con gli orientamenti che abbiamo ricevuto nel libro del Deuteronomio. In questo brano d'oggi, per due volte, il Signore dice: temete a Dio. Ricordate il Vangelo della Domenica, dove il Signore, andando camminando lì nella tempesta, disse: non abbiate paura, no? Di affrontare la croce, eccetera. Guardate, quando la parola vuole parlare sul temore come paura, lo dice concretamente. Il temore a Dio, noi lo sappiamo, non è avere paura di Dio, se non, anzi, tutto il contrario, il non avere niente, niente, il desiderio, niente, niente, di perdere la presenza di Dio. Però il Signore dice: ora Israele, che cosa ti chiede il Signore? Cosa ti chiede il Signore? Cosa ti chiede papà? Papà Dio. Pensateci un po'. Noi siamo pieni di regole, no? Più quelli che noi ci inventiamo. Questo deve essere così, questo lo devi fare cos'ha, no? Chi è papà? Chi è superiore? Chi è parroco? Chi è superiore? Chi sta a carico? Queste sono le regole, ma le mie regole sono così. E i più orgogliosi e superbi che dicono: d'ora in poi ci sto io. Fate attenzione. E peggio ancora, mo sono io, tutto cambierà. Dio non si comporta di questa forma. Dio si comporta con un amore di papà. Guardate, dice alla fine del primo paragrafo d'oggi, credo io che la colonna vertebrale praticamente della parola, perché dice: e queste leggi che oggi ti do per il tuo bene. Mamma mia, immaginate quanto amore. Il Signore dice: che cosa ti sto chiedendo? E alla fine, per il tuo bene. Non è per il bene di Dio, cioè la nostra preghiera, la nostra condotta, è tutto, anche quello che ha fatto Massimiliano e Maria Kolbe, di dare la sua vita per un prigioniero che si era scappato, cioè anche tutto questo non è per Dio, a Dio non gli serve a niente. Questo ci viene dato per la nostra santità, per aver capito l'amore verso l'altro. Però pure il brano d'oggi dice due cose interessanti: il compimento della legge, cioè circoncidete il vostro cuore, e perché, e non siate di dura cervice. Noi sappiamo, la circoncisione per il popolo di Israele è tagliarle il prepuzio del pene, no? Cioè come segno di consacrazione. Però che cosa ci vuol dire? La parte più intima dell'uomo, la parte più intima è importante perché corrisponde alla trasmissione di una generazione per l'altra, alla procreazione, a collaborare con la creazione di Dio attraverso l'uomo, che Dio potrebbe tranquillamente, così come lo ha fatto con Adamo ed Eva, poteva creare e continuare a creare oggi. Invece no, chiede la collaborazione dell'uomo e la donna. Circoncidete il cuore, cioè tagliate quello che permette l'immondizia. Perché con la circoncisione, diciamo anche fisicamente, si collabora alla purificazione, ma alla sanità del membro virile.
Cioè, lì andate a scavare nella parte più intima dove può rimanere qualcosa di sporco. Questa è la circoncisione del cuore. Entrare dentro di noi nelle parti più scure, dove molte volte noi siamo feriti, dove noi abbiamo sperimentato ingiustizie o dove noi non vogliamo cambiare. L'impotenza di amare al prossimo, a quello che sta accanto. L'impotenza di sopportare, di vedere l'altro con amore. Dove radica tutto questo? In questa parte intima, nascosta del nostro cuore. Ma quando si parla del cuore, nella Sacra Scrittura non è i sentimenti, come modernamente, no? Sennò che la fonte della volontà. Cioè, decido dare il passo a convertirmi, però che è un dono di Dio e mi stimola a me alla conversione. Ma anche non siate, dice, di dura cervice, che non essere capatosta, no? Non essere testa dura, sennò quando c'è problema nella cervicale, di là viene la cervice, quando c'è problema nella cervicale, cosa succede? Si abbassa la testa e si vede uno a se stesso. Chi si piega su di se stesso nella Sacra Scrittura è quello che non gli interessa niente più che il suo proprio mondo. Sta vedendo come cresce il suo proprio ombelico, cioè il segno della propria comodità, della propria pigrizia. Non avere di dura cervice vuol dire essere capace di alzare la testa per guardare Dio e per guardare l'altro come lo guarda Dio. È bellissimo. Ecco perché, e perché dice tutto questo papà, Dio, a te e a me? Per il tuo bene. Fratelli, oggi, guardando la croce, le nostre croci particolari, oggi, che sorga a te e a me una sola preghiera. Signore, non capisco niente. Cerco fare del bene, mi danno una botta. Cerco aiutare, sparlano di me. Ce l'ho questa malattia, ce l'ho questo che non mi sopporta, anche nel proprio matrimonio, nella comunità religiosa, non parliamo proprio, In una parrocchia, mamma mia, si mangiano squali contro coccodrilli, orche, tutto. E la povera focca se la mangia non sanno chi, un pezzo di qua, un pezzo di là, molte volte, no? Ma perché, Signore? No, noi diciamo perché, se no? Perché la risposta già ce l'abbiamo. Qual è la risposta? È per il mio bene. Gloria a Dio. Sapete perché Massimiliano Maria Kolbe ha capito questo, che era per il suo bene. Così sia.